tappa di scarico al Giro Sardegna, siamo alla quarta tappa, è la cronometro a squadre, oggi c'è un po' un alleggerimento e come hai detto tu ieri è un vero e proprio gioco questo. È un gioco che piace a tutti quanti, escluso a quelli dell'organizzazione che come vedi alla partenza hanno un poco di problemi, però serve essenzialmente tra due tappe difficili, così hanno tempo di riposare, fanno 13 km a squadre, che gli piace molto perché normalmente è una cosa che non si fa, e quindi insomma si dà al ciclista quello che il ciclista vuole. L'alternativa era potersi riposare un giorno, si è scelto invece di partire dalla Spegnera Location dell'Hotel Baia di Conte, si esce dopo 200 metri, ricordiamo 13,3 km tutti in pianura, andate e ritorno, capocaccia, si ritorna qui fronte hotel, batterie da 6, il regolamento si prende il tempo del terzo posto. Esatto, è così. Anni fa noi facevamo un giorno di riposo a metà della settimana, ma devo dire che ai ciclisti non piaceva, a noi neanche, perché oramai con l'adrenalina della gara ci creava più problemi fermarci un giorno, e quindi abbiamo inventato questa cosa copiandola dal Tour de France dove facevano le cronosquadre. Sto parlando di 15 anni fa, adesso dappertutto in Italia le stanno facendo, ci fa piacere, siamo dei precursori. Chiudiamo con un'altra bella novità, la combinata nazionale. Sì, è un'altra novità assoluta, nel senso che non esiste una combinata nel ciclismo. Noi la stiamo inventando qui facendo una gara, la prima gara, la seconda gara, la prima gara in fondo, una gara di fondo, una gara a cronometro e l'ultima tappa, che è una gara in salita, prendiamo i tre tempi, li mettiamo assieme, i migliori prendono la maglia di campione nazionale. Solo italiani? Italiani, beh, perché è nazionale, quindi gli stranieri non potrebbero concorrere. Partenza alle 9 dalla pedana allestita all'interno dell'Hotel Baia di Conte, quartier generale della manifestazione. Da qui le 24 batterie maschili e le 3 femminili, ciascuno composta da un massimo di 6 elementi, hanno consumato i 13,6 km di tracciato che dall'hotel portava i ciclisti fino a Capocaccia e ritorno. Ad avere la meglio è stato il team tedesco della Corratec, che dunque, in attesa della nuova difficile sfida, l'Alghero Bosa di 81,8 km, ha potuto mettere in vetrina un nuovo importante successo nella kermesse in via di svolgimento fino a venerdì prossimo in terra catalana.